Fai una sintesi della trama della prima puntata. Abbiamo Guybrush Threepwood, che è il personaggio che vedete a schermo, che arriva sull'isola di Melee Island e dice: ciao, sono Guybrush Threepwood e voglio diventare un temibile pirata. Questo è l'obiettivo di Guybrush. Scopre che per diventare un pirata deve superare tre prove che corrispondevano a battere il maestro, diventare maestro di spada, diventare maestro di caccia al tesoro e diventare un ladro professionista. Abbiamo battuto il maestro della spada utilizzando un sistema ad insulti e a risposte geniale, che è uno dei una cosa di cui si parla da 35 anni, quanto è stato rivoluzionario, inventivo, geniale, estremamente immersivo e coerente con il mondo. Abbiamo recuperato il tesoro esattamente dove c'era la X, seguendo una mappa che era tradotta male, ma siamo riusciti ad arrivare al tesoro, che era una maglietta con su scritto "hai trovato il tesoro", battendo il maestro della spada, una maglietta con scritto "hai battuto il maestro della spada". Il terzo, siamo andati nella casa del governatore Ellen Marley, di cui siamo innamorati e di cui sentite il tema proprio sotto, e siamo al pontile. Abbiamo rubato l'idolo che lei conservava nel suo salotto, dopo una scena memorabile dietro un muro in cui è successo di tutto e non si vedeva niente. Herman Chertoff, o come cavolo si chiamasse, lo sceriffo dell'isola, abbiamo avuto uno scontro con lui, sedato da Ellen Marley, che essendo governatore l'ha mandato a spendere. Quando Elaine però se n'è andata, noi stavamo uscendo per portare l'idolo dai tre pirati che ci avevano commissionato le prove per diventare finalmente un pirata, e Sherman tutto sto cazzo ci ha gettato nel mare, dove siamo morti l'altro giorno, l'unica possibilità di morire in questo gioco. Siamo rimasti 10 minuti sott'acqua. Guybrush ha la possibilità di rimanere 10 minuti senza respirare. Siamo stati fermi 10 minuti sott'acqua ed effettivamente è morto annegato. È l'unico modo che c'è che è possibile, in cui è possibile morire in questo gioco. E Herman, dopodiché, se n'è andato. Quando siamo usciti dall'acqua, la vedetta che abbiamo incontrato all'inizio ci è venuta a raccontare che il fantasma del pirata Lee Chuck, che già sembrava timoroso, insomma sembrava infastidito dal fatto che noi fossimo arrivati sull'isola pur non sapendo chi fossimo, ha rapito il governatore, che evidentemente era nei suoi piani diabolici, e ha preso con la sua nave fantasma, si sono diretti all'orizzonte di quella scena in cui vedete, la vedetta ci ha detto che è andato a Monkey Island ed è lì che dovremo andare per salvare il governatore di cui siamo innamorati. Buonasera a tutti, che bei ricordi Monkey Island, proprio adesso sto guardando il primo episodio sul canale del salottino. Allora, cioè, cacchio, mi dispiace che vai in questo twist temporale. Cultura e rotti dal 1945. Purtroppo sì. Alessio, oggi la live è molto più godibile da Cell, prima eri piccolissimo in confronto. Sì, ho cambiato un po' il layout, ho approfittato del 4 terzi della schermata per rigestire tutto. Infatti sono partito con questa live più che altro per sperimentare il layout. Infatti la chiuderemo velocemente, però siamo arrivati qui, dobbiamo andare a salvare Len. E per fare questo ci serve una barca. Quindi continuiamo l'avventura. Nel bar non c'è più nessuno. Prendiamo le tazze. Nel bar non ci sono neanche i tre pirati che ci avevano dato le tre prove da superare, quindi non possiamo diventare pirati. Pianella, anche tu come Moro sei titillato dal Dynamic Island da amante dell'interfaccia grafica? Cioè, per me quella lì è pornografia. Cioè, è assurdo come siano in grado di tradurre un chiarissimo punto debole. Cioè, un punto debole, perché avere quei buchi sul telefono sono un punto debole, e l'hanno camuffato con quelle mini animazioni. Ma è una roba che se sei un amante delle user interface e della user experience, quella roba lì è porno, per me è molto meglio di Pornorama. Ieri sera ho messo in loop quello e mi sono segato, ma proprio tranquillamente, e stiamo parlando di una feature relativamente inutile, però c'è realizzata in un modo
Stupendo, spettacolare, super accattivante. Mi piacerebbe, a questo punto l'iPhone, mi piacerebbe quello purple così, ma cioè, io prima di spendere più di 1.000 euro in un telefono, ma non accadrà mai. Probabilmente quando quei telefoni lì saranno vecchi forse, però è impossibile che io possa arrivare a spendere quelle cifre. Ma la recensione del prossimo Monkey Island dovresti farla tu, mi piacerebbe un sacco, ma non accadrà. Perché comunque bisogna essere allenati, scrivere, poi ci sarà la fila. Poi magari la fa Pierpaolo. Parliamo col cuoco. Dove sono tutti i pirati? Quelli che mi dovevano. Dove sono tutti i pirati? Il governatore è partito! Le ciache e il suo equipaggio fantasma l'hanno presa! L'hanno messa sulla nave fantasma e sono spariti! Era sempre così buona con me, smarrendo quei rapporti della commissione di sanità. Per una piccola ricompensa, naturalmente. Dove andranno a finire i miei affari, oh poveretto me? Cosa posso fare per salvarla? Dovrai trovarti una nave per inseguirla. Il covo dei pirati si trova su Monkey Island TM, tutti lo sanno. Non mi chiedere come. Dovrai solo scoprire come arrivarci. Dove potrò trovare una nave? Oh, ma da Smiling Stan, il mercante di navi usate, come fanno tutti gli altri. Digli che ti mando io, siamo vecchi amici. Verrai con me? Ahimè, non posso andare in mare. Una vecchia ferita di guerra. Sono sicuro che capirai. Bene. Bene, io vado. Buona fortuna. Non ti scordare di mettere i guanti. E Perché i guanti? le galosce. E non ti dimenticare di scrivere. Addio. Con The Dynamic Island hanno sia perculato chi odiava il precedente Notch, sia l'industria del software. Sì, è meraviglioso. Vi dico semplicemente, sempre perché tagliamo un po' corto, per andare su Monkey Island noi abbiamo bisogno di due cose fondamentali, una nave e un equipaggio di tre persone. Quindi dobbiamo arruolare, assoldare tre persone che ci facciano da equipaggio e trovare una barca. Il primo, se vi ricordate, nella puntata precedente avevamo incontrato Otis che era imprigionato. Se noi adesso andassimo a parlargli, lui ci direbbe che se lo liberiamo dalla prigione, lui assolutamente si rende disponibile per arrivare. Ora c'è una figata pazzesca che adesso potete vedere, un'altra genialata. Se prima Ron Gilbert aveva giocato per evitare di declinare alle strette regole dell'avventura punta e clicca, aveva declinato una scena d'azione quale un duello con la spada in un duello verbale, quindi di domande, di insulti e risposte nell'ambito dell'albero dei testi. Qui, per liberare Otis, abbiamo un altro trick meraviglioso. Sappiamo, da quando avevamo parlato con i tre pirati, che il grog fa sciogliere le tazze, ok? Se noi adesso sappiamo quindi che il grog scioglie le tazze di metallo, quindi Otis è in una prigione, potremmo usare il grog per sciogliere la serratura. Ma c'è un problema. Otis è abbastanza distante, quindi l'unico modo che abbiamo per arrivare da Otis con il grog è quello che vi sto per mostrare. Sempre che riusciamo a riempire. Ok. Guardate l'icona, eh? Vedi, sta mangiando la tazza questa roba. Guardate l'icona. Guardate l'icona che sta sciogliendo la tazza. Bravi, riempire le tazze, bisogna travasare il grog da una tazza all'altra. Ed era bellissimo perché all'inizio, quando uscì Monkey Island, non esisteva il sistema icone come vedete qui, ma era testuale, c'era scritto tazza di grog. Ed era fighissimo perché c'era scritto tazza di grog che si sta sciogliendo, tazza di grog che si sta distruggendo. Puff. E così andava in progressione finché non. Tazza di grog completamente sciolta. Andiamo a liberare Otis. Comunque, come vedete, come al solito, non è mai punitivo, c'è tutto il tempo che volete, perché qui l'obiettivo è sempre risolvere
con ingegno il problema, ma non assolutamente essere soffocati da tempistiche ansie. Questo gioco non mette mai ansia, non esiste l'ansia in questo gioco. E viene da bere. Ho tanta sete. Ips. Chissà, poteva, chi, probabilmente si poteva liberare anche il topo. E pensare che bevevo quella robaccia. La beveva. Sono libero. Oh yeah, grazie. A proposito, mi chiamo Otis. Se c'è qualcosa che posso fare per te? Veramente ci sarebbe qualcosa, Otis. Sto cercando delle persone coraggiose per salvare per Monkey Island e salvare il governatore. È stata sequestrata dal temibile pirata LeChuck ed è prigioniera da qualche parte nel suo covo segreto. Ho capito. Beh sì, hai detto LeChuck? Sì, bene, sì, certo. Dobbiamo salpare per Monkey Island e... Ehi, guarda, dietro di te, una scimmia a tre teste. Eh? Guarda Otis, che pezzo di merda. Non posso credere che ci sia cascato. Uno scherzetto simpatico, eh? Otis, testa di cazzo. Se n'è andato, ce l'ha messa nel sedere. Comunque, genialata anche quella risoluzione dell'enigma delle tazze. Nel frattempo, cutscene. Tornati da Melee, LeChuck ed il suo equipaggio trovano il loro vecchio nascondiglio nei fiumi di lava degli abissi di Monkey Island e gettano l'ancora. Capitano! Signore! Sono passato solo per congratularmi con te per il sequestro! Capitano? Capitano, tutto bene? E così scopriamo che lo sceriffo era LeChuck sotto mentite spoglie. Mai sentito meglio! E come se la passa il prigioniero? Ah sì, il prigioniero, abbiamo avuto un po' di guai. Guai? Niente di preoccupante, signore. Tutto sotto controllo. È fuggita un paio di volte, ma l'abbiamo rinchiusa in cella. Nessuno entra o esce da lì. Per il tuo bene spero di no. Dopo anni di lavoro quasi distrutto dalla mia morte, non voglio rischiare proprio adesso. E allora, ti sei occupato del signor Threepwood? Guybrush Threepwood non è più un problema. In questo preciso momento si trova a 6 metri sott'acqua, senz'altro gonfio come un maiale ingrassato, i granchi che gli mangiano gli occhi, i pesci che gli mordicchiano le dita. Vorrei essere là a godermi la scena. Ah sì, signore, lo vorrei anch'io. Adesso vai a controllare la radice. Assicurati che si trovi sotto chiave. Agli ordini, capitano. Buonasera a tutti, quelli arrivati. Ale, ti do 500 euro se... Con questa vin vice. Si capisce niente. Allora, minchia Ale, sembrava ma va a cagare. Allora, adesso dobbiamo trovare altri due. È sparito completamente il suono, spero che ritorni qualche tipo di suono. Sentite dei suoni voi o si è scazzato tutto? Se con questa voce adeschi qualche suono, ma va a cagare. Per l'epoca erano tutte soluzioni innovative, sì, assolutamente, era tutto geniale. Oh, cioè c'è l'audio, c'è l'audio. Allora, dobbiamo andare a prendere altro equipaggio. Buonasera, 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 buonasera a tutti gli arrivati. Chi non si è iscritto si iscriva che voglio fare quella barretta là e portarla a 100.000. Il circo, il ponte, l'isola, qua non ci siamo stati. Ok, ma cosa fai se arrivi a 50? Spengo la live. Visita la favolosa isola di Hook, restrooms e souvenir. Qui, ragazzi, una delle cose
una delle gag più slapstick e completamente inutili di tutto il gioco, ma una cosa che all'epoca fece ridere qualunque perché aveva settato il tenore di questa. Di questo gioco a un livello talmente surreale, talmente ridicolo eppure geniale come poche. Qui, come vedete, dobbiamo attraversare questa insenatura del mare. E c'è una corda. Noi abbiamo preso dalla Voodoo Lady un pollo di gomma con una carrucola in mezzo. E questa è l'animazione più idiota che uno potesse venire in mente. Il bello è che i programmatori avevano un pollo di gomma all'interno degli uffici e dovevano trovare un modo per creare un enigma in più che fosse carino, simpatico, roba del genere. E non sapevano com'è, e veramente a ora di pranzo, scambiandosi delle chiacchiere e divertendosi, ho detto: ma perché non infiliamo una carrucola all'interno un pollo di gomma? La gente, dopo aver sentito questa roba qua, era talmente idiota che si sono messi tutti a ridere e hanno detto: ok, facciamolo, e gli hanno sbattuto dentro. Cosa completamente inutile, ma molto 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 carina. Qui troveremo il nostro potenziale secondo membro dell'equipaggio. Ehi, non mi piacciono le visite. Chi sei? Sono un pirata, testa d'uovo. Tu chi sei? Mi chiamo Mituk e penso che tu abbia un piccolo problema di comportamento. Beh, penso che tu abbia un piccolo problema di capelli, allora. Santo cielo! Non sai proprio quando smettere, vero? Ovviamente neanche il tuo barbiere. Fila via! Non è il modo di parlare con lui, evidentemente. Immagino che tu sia tornato per invadere la mia casa tranquilla per insultarmi di nuovo, eh? Il governatore è stato rapito. Cosa? Questo è assurdo! Oh, davvero? Guarda questo biglietto che hanno lasciato. Oh no! Questo è orribile! Cosa faremo? Beh, potremmo mettere insieme un equipaggio e seguirli? Adesso, se solo avessimo un capitano. Che ne diresti se lo facessi io? Tu? Questa è buona! Ehi, parlo sul serio. Veramente? Veramente. Va bene, dimostralo. Vieni da questa parte. C'è qualcosa qui dentro che voglio mostrarti. Qualcosa di orribile. Qualcosa di così orribile che sto sveglio la notte solo al pensiero. Ma non voglio spaventarti. Sono sicuro che un grande e coraggioso come te non avrà nessun problema a sfidare questo mostro. Dopotutto, è più piccolo della bestia che mi ha mangiato le mani tanti anni fa. Speriamo soltanto che tu sia più veloce di quanto sono stato io. Guardate le 30 porte che apre. Oh, mi sono appena ricordato qualcosa. Non ho avuto tempo per dargli da mangiare questa settimana. Che stupido. Non ti lascerò aprire quest'ultima porta da solo. Aspetta che mi tolga di mezzo. Aspetta! Hai qualche dubbio? No, è solo che non so quello che dovrei fare. Dovresti aprire quella porticina e, se sei abbastanza coraggioso, toccare la bestia che c'è là dentro. Tutto qui? E qui è l'assurdità continua. Va bene, vai, se hai fegato. Cioè, la prima volta che si gioca questa roba qua, spero che non l'abbiate mai visto, roba del genere. C'è una delle prove più difficili. Non si sapeva che cosa fare. Adesso, quando conto fino a spingi, spingi. C'è il mostro. C'è questo primo piano. Guardate il riflesso negli occhi e si capisce che cos'è. E alla fine lui, un pappagallo, gli deve aver mangiato le mani. Ovviamente è un animaletto, solletica, disturba, maneggia, palpa, digita, tasta. Solletica. Non
Non ci posso credere! Sei un uomo coraggioso, davvero! Hai sfidato la bestia di cui ho avuto paura per tutti questi anni! Hai avuto il fegato di fare ciò che non avrei mai potuto! Mi sento un vero codardo! Non sono bravo abbastanza per fare parte del tuo equipaggio! Non sono bravo neanche per pulire i ponti! Dai, su, Mitok! Sei un tipo grande, forte e bello, con un tatuaggio fantastico, che se gli chiacchieravamo lo sapeva far ballare. Lo posso far parlare? Beh, forse più tardi. Comunque, puoi pulirmi i ponti quando vuoi. Veramente? Sicuro. Mi vuoi ancora nell'equipaggio? Metti insieme le tue cose e ci vedremo al molo. Oh, grazie, grazie. Non ti deluderò. Ehi, forse potrò farti vedere tutto il mio repertorio col tatuaggio una volta in mare. Wow, sta diventando sempre più allettante questa partenza. E il secondo l'abbiamo preso. Il terzo è... Mannaggia l'uccello, Ale. Sicuro non c'è niente, ma prova di coraggio. A questo punto ci manca il terzo dell'equipaggio. Wow, funziona in entrambe le direzioni. Blink, blink. Che pollo. Ci manca il terzo, che se non ricordo male era il maestro della spada. Penso che però il maestro della spada non sia nemmeno un enigma, basta semplicemente dirglielo. Chissà perché poi vive roteando su se stessa lei, ma ha sempre fatto impazzire. Ciao Carla. Hai già la t-shirt, cosa vuoi adesso? Ti voglio svergognare di nuovo con la spada? No, hanno rapito il governatore. Cosa? Questo è ridicolo. Oh no! Si mette male, molto male! Sto mettendo insieme una nave ed un equipaggio per andare a salvarla. Sta ballando. Sento che me ne pentirò, ma puoi contare su di me. Ci vediamo al molo. Secca, come avevo detto, qui bastava semplicemente una chiacchiera. E adesso però c'è una cosa un po' difficile. Dobbiamo prendere la nave. E la nave conosceremo Sten, che per chi non lo conosce, penso che sia il personaggio più geniale di tutto questo gioco. Allora, questo è Sten. Sono Sten del mercato di navi usate Sten e mi faccio in quattro per concludere un affare. Che tipo di imbarcazione stai cercando? Grande, piccola, veloce, lenta. Tutto quello che cerchi qui lo puoi trovare. E se non ce l'ho, te lo procuro. Voglio venderti qualcosa che ti possa rendere felice, perché se tu non sei felice, non lo sono nemmeno io. Ma io so che oggi andrai via di qui felice. Come lo so? Guarda tutte queste navi. Ne ho per tutti i gusti. Vieni a dare un'occhiata. Guardate Stan, se guardate la trama della sua giacca, non si muove, è una cosa incredibile. Cosa vorresti guardare oggi? Fammi vedere la nave migliore che hai. Ehi, è bello conoscere un uomo che apprezzi la qualità. Hai proprio la barca che ti serve. Vieni di qua. Ta 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 ta. Ecco, questa è una nave degna di un re. Voglio dire, stiamo parlando di 15 saloni, un camino in ognuno. Stiamo parlando di due piscine, una coperta e una scoperta. Stiamo parlando di un salone da ballo rotante. Stiamo parlando di una coppa riscaldata. Ed il tutto per un prezzo stracciato. Ho saltato una riga. Parlando di prezzi, a che fascia di prezzi stavi pensando? Il denaro non conta. Beh, a me sì.
Quanto hai? Oh, non più di 172 pezzi d'otto. Mi sa che stiamo parlando di navi completamente diverse. Ovviamente sei fuori dal giro delle navi da parecchio, o almeno così sembra. Dubito molto tu abbia abbastanza contanti con te per questa transazione. Non avresti per caso qualche altro tipo di finanziamento, eh? Beh, veramente speravo di prenderla a credito. Mi dispiace, ragazzino. Non accetto né faccio prestiti. Questa è la filosofia del vecchio Stan. Se hai un lavoro, il negoziante in città potrebbe concederti del credito. Allora potremmo parlare d'affari. A meno che tu, ovviamente, non abbia qualche altro tipo di finanziamento. Tutto quello che ho è questo pollo di gomma. È uno di quei polli di gomma con la corcola in mezzo? Ne ho già uno, grazie. Non avresti per caso qualche altro tipo di finanziamento, eh? Pensandoci bene, questa non è proprio la nave che mi serve. Ma sì, posso capire. Anche se ciò mi fa perdere tempo prezioso, allora cos'altro ti posso far vedere? Veramente non posso spendere tanto. Non aver paura, ogni nave che vendo è un vero affare. Ma se stai cercando una vera occasione, ho proprio la barca che serve a te. Vieni qua. Questa qui è la famosa scimmia del mare, l'unica nave che ce l'abbia mai fatta ad andare a Monkey Island e che sia tornata con qualcuno vivo a bordo. Oppure dovrei dire qualcosa. Vedi, i proprietari precedenti di questa nave erano due pirati avventurosi. Sono salpati, come tanti prima di loro, per scoprire il segreto leggendario di Monkey Island. E come tanti prima di loro, sono scomparsi per sempre. Il loro destino? Un mistero, tanto misterioso quanto il modo in cui è tornata questa nave a Melee Island senza un solo essere umano vivo a bordo. Alcuni dicono che l'abbia condotta un equipaggio di scimmie. Scimmie? Non ci sono scimmie nei Caraibi. Oh, chiudi il becco. È un bel racconto, no? Comunque, questa piccolina è mia adesso e... cioè, finché qualcuno non mi faccia un'offerta. Esattamente, quanto volevi spendere oggi? Questa nave ha un prezzo ragionevole, ma non così ragionevole. Non credo che tu abbia contatti neanche per questa transazione. Avrai senz'altro qualche altro tipo di pagamento, non è vero? Pensandoci bene, questa non è proprio la nave che mi serve. In realtà è la nave che ci serve. Va bene, ma ho altri 5 tipi che verranno a vedere questa piccolina oggi. Non sperare di trovarla se cambi idea poi, eh? Allora, cos'altro ti posso far vedere? Veramente vorrei pensarci un altro po', devo trovare una soluzione. Certo, certo, pensaci su. Non voglio costringerti in nessun modo. Arrivederci. Ho dimenticato di darti il mio biglietto da visita. Fantastico che è entrato dall'altra parte, non so se l'avete notato. Ed ecco un'altra cosa per ricordarti di me. Una bussola? Una bussola magnetica super potente. Con sopra il tuo ritratto. Giusto! Punta sempre in questa direzione, così se stai cercando una vera occasione, sai dove andare. Sarò proprio qui quando tornerai. Ma non posso garantirti che queste navi ci saranno. Giusto! Oggi c'è un gran movimento. Sì, signore! Non riesco a fare magazzino. Tornerà. Allora... abbiamo, grazie a tutti quelli che si iscrivono, che giocano Bitly, che fanno le sub, tutte quelle robe lì, avete le sovraimpressioni, c'è anche lo zombie da qualche parte, in quelle di cui non mi frega niente, e, abbiamo bisogno di soldi. Lui ha citato il fatto che se avessimo un lavoro, il vecchietto del negozio ci darebbe una nota di credito. Adesso andiamo dal vecchietto del negozio a vedere come ottenere la nota di credito. Ovviamente non sarà lavorando. Qualcuno prepari... Comunque, veramente bravo, personaggio geniale, è incredibile. E poi dovete sentirlo, sarebbe bellissimo da sentire doppiato. Non ho preso la Tolkien Edition, sicuramente invece di Chuck's Revenge lo giocheremo Tolkien. Non lo so, così eviterò anche di dover fare tutto questo doppiaggio completamente senza senso. Ma...
C'è quella cosa lì della la genialata del pattern della giacca, che è praticamente questo foglio piatto che attraversa tutto lo schermo e lui ci passa come se fosse trasparente, come se avesse una giacca green screen. È qualcosa di fenomenale ed è un fil rouge che viene portato avanti per tutta la serie, con colori diversi, ma sempre così. Poi, ovviamente, giusto per contestualizzare, sempre visto che vi piacciono gli aneddoti, nel periodo in cui stava scrivendo Monkey Island, Ron Gilbert stava anche comprando una macchina e dovette andare appunto da un negoziante di macchine usate. Quando si trovò a dover creare l'enigma, fece come riferimento al personaggio proprio il tipo che gli aveva venduto la macchina. Macchina che oltretutto l'aveva accompagnato per un lungo periodo e di cui è stato estremamente contento. Ma il fare veramente potentissimo super commerciale tipico dei venditori di auto usate americani l'aveva talmente affascinato che ce l'ha voluto sbattere dentro. Quei pirati lì ci sarebbe bello chiacchierarci, ma sono praticamente irrilevanti per quanto riguarda la risoluzione degli enigmi, quindi non evito di perdere tempo. Suonare il campanello per il servizio. L'avrei dovuto immaginare che fossi tu! Cosa vuoi? Vorrei avere una nota di credito. Ma non mi dire! Hai un lavoro? Certo che sì! Va bene! Prenderò un modulo e lo riempiremo! Prendete carta e penna, vi prego, dovete registrare. Registrare, subito registrare, prendete carta e penna. Sinistra 3, destra 3, sinistra 4, destra 2, sinistra 3, 3, 4, 2. 3342. Bravo, bravo. Cosa hai detto che facevi? Pulisco le navi al concessionario Sten. È da anni che non vedo una nave pulita di là. O stai mentendo, o sei un operaio fannullone. In ogni caso, non mi fido di te. Po-po-po-po-po, e rimette a posto la nota di credito. È cambiato però, eh. Ho visto un sinistra 2 alla partenza, però speriamo di no. Sono tutti bolognesi, purtroppo io ho un po' quella cadenza lì. Cos'altro vuoi? Cos'altro vuoi? Noi sappiamo come mandarlo via, perché sappiamo che quando gli chiediamo del maestro di spada, lui va a cercarlo. Guarda, ti ho detto 1.000 volte che non vuole vederti. Ma forse se glielo chiedi di nuovo... Suppongo che potrei andare fin là. Di nuovo. Torno subito. E non toccare niente. Allora, probabilmente è tira per girarlo, quindi è tira 3. Tira 2. Tira 2. Tira 3. Premi 1. Premi 2. Premi 3. Tira 1. Tira 2. Tira 3, tira 4, premi 1, premi 2. C'è solo questo biglietto qui dentro. L'abbiamo preso. C'è scritto credit, quindi abbiamo quello che ci serve. Andiamo a sentire cosa ci dice la Voodoo Lady. Non era qui. Non c'è.
Ora sono pronto per sapere di più sul mio futuro. Yix! Allora sei tornato per conoscere il futuro. Ti vedo insieme ad altri che sono disposti ad aiutarti. Odio quei bagliori, mi fanno vedere puntini neri ovunque. Zitto! Sto avendo un'altra visione. Devo cosa? Devi andare su Monkey Island. Una volta arrivato, cercherai il pirata fantasma LeShaak. Si nasconde negli abissi profondi di Monkey Island. C'è solo una cosa tanto potente da poter distruggere LeShaak. Cosa? Un'antica radice. Una volta preparata, la radice può distruggere un fantasma con un solo tocco. Sto avendo ancora un'altra visione, un'altra visione. Vuota il sacco. Vedo i cannibali che vivono sull'isola. Stanno per aiutarti o mangiarti. Non riesco a vedere, la visione è un po' offuscata. Fantastico! Adesso vai a trovare colei che ti ama. Ma fai attenzione. Non preoccuparti, mi guarderò da LeShaak. Non da LeShaak, ma da te stesso e da quello che troverai, quello che scoprirai tu su te stesso e sul mondo. Ti farà inorridire. Tutti gli uomini arrivano dal giardino della Romagna. Mi dispiace, mi dispiace. Sono andato a fare un giro. Allora, andiamo a comprare la barca. Sten, Sten. Comunque anche questa cosa qua della mappa col personaggetto che si muove super piccolo, cioè che ti dà, ti immerge ancora di più nelle atmosfere. Salve! Che bello rivederti! Sapevo che saresti tornato. Tornano tutti da Sten. Sai perché tornano tutti? Sai perché? Guarda tutte queste navi. Ne ho per tutti i gusti. Vieni a dare un'occhiata. Buonanotte a chi ci lascia. Allora, cos'altro ti posso far vedere? Posso rivedere quella che costa poco, Stan? Lo sapevo, lo sapevo! Non te la puoi proprio togliere dalla mente, vero? Vieni di qua! È difficile ignorare un bel mistero, non credi? Quanto vorresti spendere? Ho un credito del negoziante, lo puoi accettare? Ma certo, il tuo credito è sempre valido, Daxen. Non importa se hai avuto problemi di credito in passato. Divorzio, bancarotta, disavventure croniche di gioco. Voglio dire, chi sono io per giudicare, giusto? Se il negoziante si fida di te al punto di darti una lettera di credito, allora devi essere un uomo onesto con uno stipendio fisso, giusto? Giusto. Vediamo il nocciolo, va bene? Io so che tu la vuoi, tu sai che la vuoi, ed io so che tu sai che io la voglio vendere, allora vorrei farti un'offerta. Fantastico! Quanto? Ti darei 2000 pezzi da 8? Sicuro? Suppongo che possiamo cominciare a iniziare dal basso. Ho tutto il giorno. Mi arriverà una grossa consegna la settimana prossima, dunque mi hai in pugno. Devo liberare spazio, devo assolutamente vendere questa piccolina, anche se devo perdere la camicia. Vorrei farti un'offerta. Fantastico, quanto? 3000? Ecco, adesso cominciamo a ragionare, ma non del tutto. Lo so che puoi fare meglio di così. Dimmi solo.
cosa ti farebbe portare via questa nave? Oggi stesso? Facciamo un'offerta. Fantastico, quanto? Va bene, 4.000 pezzi da 8. Ecco. Adesso cominciamo a ragionare, ma non del tutto. Lo so che puoi fare meglio di così. Ti rendi conto, spero, che non fanno più navi come queste, non è vero? Beh, quanto pensi che valga allora? Potresti portare via questa bambola oggi per solo 9.000 pezzi da 8. Cosa ne pensi? Parliamo degli accessori. Accessori? Vuoi parlare di accessori? Fantastico, questa piccolina è carica d'accessori. Per esempio, ti ho parlato del sistema di sbrinamento degli oblò? Certo, Stan, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già incluso nel prezzo. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dell'ancora antiblocco? Certo, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già inclusa nel prezzo. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del timone a pignone rastrellante? Certo, Stan, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già incluso nel prezzo anche questo. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dei coprivela in velluto. Certo, Stan, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già incluso nel prezzo il coprivela. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del cavometro. Certo, Stan, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già incluso nel prezzo. Ma aspetta, aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dell'ascensore fatto con legno di botti di vino rosso. Certo, Stan, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già incluso nel prezzo. Ma aspetta, aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato della copertura in legno. Certo, sembra molto utile. Vale ogni centesimo che costa. Ecco perché è già incluso nel prezzo. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del sistema di sbrinamento degli oblò. Sì, me ne avevi già parlato. Penso che sopravviverò quindi senza una robaccia del genere. Va bene, ma non prendertela con me se ti schianti contro un iceberg o qualcosa, eh? Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato ancora dell'ancora antiblocco? Basta con gli accessori, Stan. Dunque, dove eravamo? Vorrei farti un'offerta. Fantastico. Quanto? E va bene, 5.000, ma è l'ultima. Ecco, adesso incominciamo a ragionare, ma non del tutto. Lo so che puoi fare meglio di così. Amico, puoi dirmi la verità? È colpa di tua moglie, non è vero? Hai paura di quello che lei possa dire quando tornerai a casa con una nuova nave? Non essere così vigliacco. Falle vedere chi sei, chi porta i pantaloni, ti rispetterà di più. E quando vedrà questa nave, ti darà un bacio. Fidati di me. Scordatelo, tanto non mi serve questa barca. Aspetta un momento, aspetta, aspetta, aspetta. Non andartene arrabbiato. Vedrai che arriveremo ad un accordo. Beh, forse hai ragione. Certo che ho ragione. Dunque, dove eravamo? Ah, sì. Non capisco. Pensavo che questa nave ti interessasse. Vorrei farti un'offerta. Fantastico. Quanto? 5.000. E questa è la mia ultima offerta, non mi muovo da lì. Non è ancora abbastanza. L'inflazione va nell'altra direzione, lo sai. Ti farei fare un giretto intorno al porto, ma la nostra compagnia d'assicurazione non lo permette. Bene, quanto pensi che valga? Potresti portare via questa bambola oggi per soli 7.500 pezzi da 8. Cosa ne dici? Scordatelo, tanto non mi serve questa barca. Aspetta, aspetta, aspetta un momento. Non andartene arrabbiato, vedrai che ci arriviamo ad un accordo. Mi spiace, Stan, ma devo scappare. Certo. Pensaci su. Non voglio costringerti in nessun modo. Arrivederci. Babom. Ti ho già dato il mio biglietto da visita? Ecco. Meglio che te ne dia un altro, non si sa mai. Grazie. Non siamo riusciti a prenderla. Dobbiamo contrattare. Digli che gli accessori fanno cagare così scende. Adesso ci riprovo. Glielo devo dire per tutti. Sapevo che non te la facevi scappare l'occasione. Dai, andiamo a darle un'altra occhiata. Vediamo un nocciolo, va bene? Sono dalla tua parte, amico. Il mio principale è un vero spilorcio. E volevo dire, altro non trivia, come cacchio si dice, altro wiki.
Mi pare che tre bastino, tre o quattro bastino, lo faccio. Questo è il primo gioco in cui viene implementato, me l'ero dimenticato di dirlo l'altra puntata, lo scaling del personaggio. Come vedete, Guybrush o comunque tutti i personaggi hanno questa capacità di rimpicciolirsi, quindi c'è un algoritmo che decide quali pixel tenere e quando è lontano è più piccolo e quando è vicino è più grande. Precedentemente è stato utilizzato tipo in Indiana Jones and the Last Crusade un qualche trucco per dare questa profondità di campo, però accadeva che c'erano tipo sprite di dimensioni diverse che venivano introdotti a seconda del momento, e c'era qualcosa in foreground, in primo piano, che copriva la transizione. Quindi c'era Indy grande, passava dietro la colonna e dopodiché compariva piccolino giù nella viuzza, nel sentiero, roba del genere. In questo gioco è stata la prima volta in cui sono stati implementati lo scaling dei personaggi. Ovviamente, come potete vedere, fa benissimo il suo lavoro perché è incredibile quello che siano riusciti a fare mantenendo comunque una riconoscibilità degli elementi, ma effettivamente è abbastanza grezzo perché con una risoluzione del genere a disposizione è ovvio che aberrazioni di qualsiasi tipo possono saltare fuori. Tieni coprivene in velluto che non si sa mai. Consigliato anche quello. Vi consiglio assolutamente di vedere i due sulla Lucasfilm della GDC. Andate sul canale della GDC di YouTube. Ci sono Lucasfilm e uno proprio di Ron Gilbert che sono meravigliosi. Non era fatto a mano? No, non è fatto a mano questo qua, assolutamente. E non credo neanche. Non so se hanno tipo delle milestone negli ingrandimenti. Tipo ce n'è uno grande, uno medio, uno piccolissimo, in modo che la transizione avvenga per questi punti cardine, queste appunto pietre miliari. Non so se ci siano, questo non me lo ricordo, ma assolutamente questo è la prima volta che accade ed è fatto ad algoritmo. Parliamo di accessori, quindi adesso gli dico che mi fanno tutti cagare. Basta con gli accessori. Dunque, dov'era? Ah no, ho sbagliato. Parliamo degli accessori. Ti ho parlato dell'hacker antiblocco? Penso che sopravviverò senza una roba. Sicuro? Fregatene della sicurezza, ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del timone a pignone rastrellante? Penso che sopravviverò senza. Beh, suppongo che possa galleggiare senza. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dei coprivela in velluto? Purtroppo li tiriamo via. No, devi fingere di andartene due o tre volte. Adesso ho già finto prima. Penso che sopravviverò senza una robaccia del genere. Ehi, viaggiare leggero, posso capirlo, sicuro. Certo, ammutinamento è una brutta parola, ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del cavometro. Tiriamo via anche il cavometro, che mi pare fosse l'ultimo. Wow, ma tua moglie lo sa che sei così tirchio? Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato dell'ascensore fatto con legno di botti di vino rosso? Sopravviverò senza. Già, suppongo che sia in effetti decadente, non è vero? Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato della copertura in legno? Penso che sopravviverò senza con una robaccia del genere. Va bene, ma ti avverto, i cirripedi odiano il legno finto. Ma aspetta, c'è dell'altro. Ti ho parlato del sistema di sbrinamento degli oblossi e mi hai rotto le palle. Stan. Basta con gli accessori. Dunque, dov'eravamo? Vediamo se riusciamo a prendere. A parte, comunque sappiate che adesso noi la prenderemo a 5.000 perché la sto giocando veramente male, ma contrattando è possibile uscire anche, mi pare, con 3 o 4.000. 5.000 pezzi da 8? Va bene, va bene, va bene. Mi succhi il sangue, ma va bene. Pensare che avrei voluto fa fare ai miei figli i regali di Natale quest'anno. Portala via e basta. Sono contento di liberarmene. A proposito, hai la nota di credito del negoziante? Grazie. Devo far vedere queste cifre al mio principale. Penserà che sono pazzo, ma lo convincerò. Ci vedremo al molo col tuo equipaggio. Io porterò la nave e i documenti. Ti voglio solo dire che oggi sento che ci siamo conosciuti a fondo. Voglio dire, sento che è nato un feeling. E guarda che non lo dico a tutti. È stato bello fare affari con te. Veramente. Idiota. Ci vediamo al molo e non scordate l'equipaggio. Tutti e tre. E abbiamo anche la nave. Qua. Altra cosa che fa molto ridere è che comunque fa un setting del mood, degli anacronismi tipici di Monkey Island, che poi si disveleranno in tutta la loro prepotenza con LeChuck's Revenge. Abbiamo un distributore di Coca-Cola, in realtà un distributore di grog.
Che, se mi ricordo bene, aveva anche Grog, Diet Grog, Grog alla ciliegia, Grog classico, Grog decaffeinato e birra di radice. Birra di radice, segnatevi birra di radice. Usa. Birra Niente. Premi. Ram, 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 ram. Pff, niente. Ram, 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 niente. È rotto, è rotto, è rotto. Niente, aspetta, fammi vedere se c'è il buco qui. No. Niente. Yurich 83, questa è la cosa più bella che infatti ci stiamo aspettando da Monkey Island, perché lui tirerà le fila, Ron Gilbert tirerà le fila di tutta la sua storia, perché prima di cominciare il gioco, ovviamente nemmeno lui aveva idea di come finirlo. Non che, cioè, se guardate quel video della GDC spiega la sua scelta di quel finale, ci ha ragionato molto ed è molto contento del finale, perché lui crede, e questo lo ha ribadito più e più volte, che in un bel racconto, un bel racconto, un bell'evento debba essere divisivo. È proprio il classico, se rende tutti felici vuol dire che non hai ottenuto un buon risultato, deve esserci conflitto. E ha detto che sistematicamente, da quel giorno, per 20 anni, 30 anni, sistematicamente gli arrivano delle mail, 2 a settimana, robe del genere, di gente incazzata per il finale di Rorschach's Revenge. Ha discusso con Dave Grossman, perché quando gli è stata data l'opportunità di fare Return to Monkey Island, non era sicuro di voler prendere il lavoro. Perché sì, era il grande ritorno, ma ne è spaventato anche lui, ovviamente. E sicuramente non hanno aiutato poi i problemi che ci sono stati con l'accoglienza che è stata data alla scelta grafica. Ma sicuramente ha paura, ci ha pensato 3 volte, ha parlato con Grossman, Dave Grossman l'ha chiamato, gli ha detto: pensiamoci un po', ci hanno pensato, hanno fatto brainstorming, hanno trovato un'idea vincente che penso che faccia parte con la decadenza del mondo della fantasia, da quello che si può suggerire dai piccoli bit che ha, dai piccoli indizi che ha rilasciato nelle varie interviste. Infatti troveremo, secondo me, le isole veramente che stanno chiudendo, il tempo che stai cambiando un po' il Red Dead Redemption dell'epoca dei pirati, come se stesse finendo l'epoca della pirateria, e comunque un po' alla storia infinita in cui il mondo della fantasia stia perdendo il suo potere immaginifico. Sì, Dislocated, ci arriveremo, spero. Prima dell'uscita di Return to Monkey Island, comunque andiamo al villaggio. E abbiamo la barca e abbiamo l'equipaggio. Siamo pronti per salpare. Direi che facciamo la barca e poi ci sciacquiamo dal cazzo. Ciao Stan. Ehi, hai fatto bene a venire. Guardate che barca meravigliosa. 10 persone mi hanno fatto una proposta per questa bellezza solo mentre ti aspettavo, ma ho detto niente affatto. Conosco un tizio che è innamorato di questa nave e gli si spezzerebbe il cuore se la perdesse. Ho ragione? Ho ragione o no? Certo che ho ragione. Voglio dire, basta guardarla, guardatela. Lucente, aerodinamica, una bellezza galleggiante coperta da conchiglie. Penso si stia vivendo un momento stupendo qui. Ho cambiato idea. Non posso dartela, non posso dartela. Puoi avere i tuoi soldi indietro. Come potrei vendere qualcosa di così caro, di così perfetto? Ops. Ma un accordo è sempre un accordo, giusto? Giusto. Ci vediamo più tardi. Buona fortuna, divertiti. Sono qui fuori se hai bisogno di qualcosa. Bye bye. Oh, ho quasi dimenticato di regalarti questo libretto sulla navigazione. È un regalo da parte mia, ricordati dove l'hai preso. Da Stan. Forse dopo tutto avrei dovuto prendere quella garanzia extra. L'Apple Care. Ehi, quanto tempo che non ci si vede? Qua ormai mi dimentico tutte le voci. Otis, pensavo di non vederti mai più. Ehi, non potrei rifiutare la possibilità di guadagnare del denaro facile. Denaro? Giusto, ci pagano per questo, non è vero? È vero quello che ho sentito di te del negoziante? Guarda, non te la prendere con me, va bene? Cosa ci fa quel relitto pieno d'acqua là fuori? Ma
Come faremo a salirci con in mezzo quel mucchio di detriti? Dov'è l'aiuto cuoco? Ho bisogno di lui per andare a casa a prendere i miei bagagli. Cosa sta succedendo qui? Dov'è la nostra nave? Dov'è il nostro equipaggio? Non sarà così facile come pensavo. Stan ricorda molto Saul Goodman, assolutamente, assolutamente sì, 100%. È super, il prototipo del paraculo. Siamo salpati. Sotto il comando coraggioso del capitano Tripod, la scimmia del mare è finalmente salpata. Senza alcuna attrezzatura o esperienza, l'intrepido equipaggio comincia a organizzare il suo viaggio. Prima di tutto, vorrei dire che è fantastico lavorare insieme ad un equipaggio così bravo. Il viaggio non sarà facile, occorrerà del talento, perseveranza e soprattutto lavoro di squadra. Prima sarà meglio assegnare i vostri compiti. Mi sa che siamo stati fregati di nuovo. Ho fatto una lista. Fregati è proprio la parola giusta, mi sa. Ma non vedo perché la prenda tanto per salvare il governatore. È capacissima di badare a se stessa. Se vuoi sapere come la penso io, abbiamo questa nave fantastica. E va bene, abbiamo una nave. Perché non ci ribelliamo? Leghiamo una corda al timone e ci rilassiamo un po'. Avrei bisogno di tintarella. Pensandoci bene, sono stato un po' stressato ultimamente. Avrei bisogno di riposo. Allora è deciso. Facciamo un ammutinamento? Non ho letto. Sono condannato. I Regaz si sono ammutinati. Abbiamo fatto un terzo. Sì, però adesso c'è questa parte molto breve e c'è una parte molto lunga finale. Allora, dobbiamo trovare il modo di arrivare a Monkey Island. Si intitola Come riuscire nella navigazione. Niente, non significa niente. Il Depliant. Si intitola Come armarsi nella battaglia navale. Si intitola Come cavarsela con la caccia al tesoro. Non trovo molto utile. Allora. Sembra un baule vuoto. Il baule è vuoto. Esamina il cassetto. Dentro c'è un vecchio libro impolverato. Vediamo cos'è. Dice Diario del Capitano, 10 marzo. L'ufficiale in seconda, Toothrot, ed io stiamo cercando Monkey Island da più di un mese senza successo. Le indicazioni che abbiamo acquistato su Melee erano una ricetta, non una mappa come credevamo, una ricetta. Diario del Capitano, 12 marzo. Vorrei che Toothrot si lavasse. Diario del Capitano, 17 marzo. Vorrei che Toothrot la smettesse di russare. Diario del Capitano, 23 marzo. Toothrot comincia veramente a darmi sui nervi. È questione di poco prima che lo prenda a pugni. Diario del Capitano, 2 aprile. Come gesto di pace, Toothrot si è offerto di preparare la cena stasera. Diario del Capitano, 3 aprile. Non so come abbiamo fatto, ma siamo arrivati a Monkey Island. Io e Toothrot siamo svenuti a causa del brodo che aveva fatto ieri sera quando ci siamo svegliati. Monkey Island era lì a prua. Diario del Capitano, 4 aprile. Toothrot e io abbiamo messo delle provviste nella scialuppa e siamo pronti per sbarcare su Monkey Island. Siamo entrambi eccitati al pensiero di essere i primi uomini civilizzati che conosceranno il segreto di Monkey Island. Diario del Capitano, 5 aprile. Abbiamo dovuto far marcia indietro e tornare alla nave. Toothrot si è dimenticato di andare in bagno prima di partire. Sbarcheremo di nuovo domani. Questa è l'ultima pagina. Quindi, sequenza degli eventi. Avevano comprato una mappa per arrivare a Monkey Island, si è scoperto che era una ricetta, quindi non potevano utilizzarla. Hanno le loro dinamiche interne. Herman Toothrot, questo secondo l'equipaggio, diciamo, una sera cucina, quindi potrebbe aver cucinato la ricetta.
svengono e si risvegliano a Monkey Island. Quindi questo è molto, molto, molto importante. Abbiamo un segnalibro. È il coperchio di una scatola di cereali usato come segnalibro. Non ci sono altri cassetti? No, questo è l'unico cassetto. Usa il letto del capitano. No. Apri l'armadio, sembra chiuso. L'inchiostro. Abbiamo preso anche l'inchiostro. Non c'era niente. Sembra un baule vuoto. Di qui non si va da nessuna parte, sembra di no. Una scala di corda, sembra non funzionare. Oh, si arriva in cima. Il Jolly Roger, simbolo dei pirati. Prendiamo la bandiera. Poi andiamo al. Vai all'equipaggio ribelle, parla con l'equipaggio ribelle. E ragazzi, cosa succede? Togliti dai piedi, Guybrush. Simpatici? Come posso farmi aiutare da voi? Scusa, Guybrush. Sei davanti al sole. Niente, non gliene frega assolutamente niente. Allora. Tu, 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 tu. Sta venendo il mal di mare. Ok, qui c'è un sacco di roba. È tutto arrugginito. Sono soltanto vecchi bauli arrugginiti. Sembrano barili di polvere da sparo. Abbiamo preso la polvere da sparo. Abbiamo una corda. Abbiamo C'è del vino molto buono qui dentro. Lo prendo. Abbiamo del vino. Sono soltanto dei vecchi scrigni arrugginiti. Scrigni. Bauli erano quelli sopra. Qui sembra non esserci altro adesso. Abbiamo preso i cereali. Mi piaceva sta roba quando ero ragazzino. Mi piaceva come si attaccava tutto al palato. Non sono un enologo, ma a giudicare dal suo color rosso scuro deve essere un buon vino. C'è una pentola. C'è il fuoco. Brucia. C'è una pentola. Abbiamo anch'io. 12 floppy. 12 floppy disk. Lo swapping su Amiga era completamente fuori di testa. Allora, se qualcuno si ricorda dov'è questa ricetta, che non trovo. Vai al letto, premi il letto. Esamina il cassetto. No, apri. Esamina il cassetto, è vuoto. È nell'armadio, però nell'armadio serve la chiave che non ho. Dov'è la chiave? Apri.
Ho aperto i cereali, crunch, 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 crunch. Fantastico. C'è una sorpresa dentro. Esamina la sorpresa. Che razza di sorpresa? È una piccola chiave con una scimmia incisa sopra. Questa, per esempio, è un'assurdità che io trovavo intollerabile. Non so perché l'ho fatto, incredibile botta di culo, ma il fatto che la chiave dell'armadio fosse in una scatola di cereali è una cosa completamente senza senso. Non so perché mi è venuto in mente di mangiare i cereali. Sembra un vecchio baule di metallo molto pesante. Mamma mia, è pesante, senza dubbio è pieno d'oro e di gioielli. E guarda, un foglio di carta e delle stecche di cannella. Ok, indicazioni per l'isola delle scimmie. Per riscaldare il tegame a 450 gradi, aggiungere i seguenti ingredienti: stecca di cannella, foglie di menta, teschio umano spressato, spruzzato di nero di seppia, 2 litri di sangue di scimmia, un pollo vivo, 3 grammi di zolfo, uno o più dei seguenti ingredienti: piridossina idroclorica, ossido di zinco, giallo numero 8, mononitrato di mina e bah. Far bollire a fiamma bassa finché sia denso, servire ad un equipaggio di 4 persone. Aveva l'audio molto migliore su Amiga, su Monkey 1 e 2 rispetto al PC, assolutamente senza Roland 32 ovviamente, ma solo Sound Blaster. Moglio bene, anche tu sei vecchio come la merda, Claudio B0077. Apple, vero, il 90% dei miei giochi su Commodore erano così. Ma buonasera. Ciao Ragnetta, un abbraccio, un bacio. Guardo sempre le tue storie con affetto. Allora, direi che abbiamo tutto. Come avevamo detto, loro avevano cotto la ricetta e si erano risvegliati a Monkey Island. Quindi, stecca di cannella, foglie di menta, teschio umano. Questo ragazzi fu il racconto. Quando ero piccolino andavo a Sant'Andrea Pelago, si chiamava, un posto dove si andava in villeggiatura con tanti altri ragazzi. C'era un'organizzazione, erano tipo 100-150 persone, una roba del genere, ci si divideva in squadre, una cosa molto bella. I primi tempi mi faceva cagare, poi mi sono innamorato, ci sono stato 3 anni di fila. E mi ricordo una notte si dormiva in varie stanze, in 4-5 persone, c'erano letti a castello, letti di tutti i tipi. E c'era questo ragazzo che mi diceva: è uscito un gioco incredibile. E sono stato su una nave, c'erano le indicazioni, c'era una ricetta in cui dovevi fare una brodaglia per poter arrivare sull'isola. E la genialata era che agli ingredienti dovevi trovare un corrispondente fra gli oggetti che avevi a disposizione, ma non era la stessa cosa, ma era qualcosa che poteva andare bene comunque. E poi mi raccontava di Guybrush, roba del genere. Sono tornato a casa che dicevo: io devo assolutamente avere quel gioco. E quando lo ebbi fu per me proprio una cosa meravigliosa, era incredibile. Quindi abbiamo detto: scusate, stecca di cannella, foglie di menta e teschio umano, cannella. E la cannella ce l'abbiamo. Menta, se ricordo bene, abbiamo le mentine. Abbiamo le mentine. Il teschio umano, però schiacciato, e ce lo abbiamo perché è la bandiera dei pirati. Poi una spruzzata nero di seppia, sangue di scimmia e pollo vivo. Nero di seppia. Sappiate ragazzi che ho giocato di recente. Nero di seppia. Poi vi devo dire che cosa ho giocato. Che abbiamo usato l'inchiostro. Nero di seppia, sangue di scimmia. Poi l'altro era nero di seppia, sangue di scimmia. Ah, il pollo vivo e lo zolfo. Pollo vivo ce l'abbiamo. Lo zolfo ce l'abbiamo, diceva 3. Spero che basti. Piridossina idroclorica, ossido di zinco, giallo numero 8, mononitrato di mina e bah. E direi che troviamo tutto quel pattume
dentro i cereali. Oh! Mi comincia a girare la testa. Sopraffatto dal fumo e dal puzzo, Guybrush presto perde la conoscenza. Dopo pochi secondi, l'incantesimo voodoo fa virare la nave su una rotta sconosciuta verso una destinazione misteriosa. Passano giorni. Mi sento malissimo. Monkey Island. Come facciamo ad arrivarci? Non abbiamo una barca, ma sappiamo perfettamente come usare il cannone, perché lo abbiamo da usato dai fratelli Fettuccini. Quello. Abbiamo bisogno di una palla da cannone. No, la palla da cannone siamo noi. Abbiamo bisogno di accendere questa cosa qua. Accendere vuol dire andare in cucina. Ah no, dobbiamo prendere la polvere da sparo probabilmente. Alessio sta utilizzando ScumVM, giusto? Sai che volendo si può impostare ScumVM come emulazione del Roland MT32 mettendo il suo firmware originale. Si trova in rete facilmente, la colonna sonora e gli effetti cambiano come dal giorno alla notte. Sì, ma il paradosso è che sulla musica puoi andare molto meglio perché se prendi la versione CD-ROM, teoricamente potresti usare anche le musiche della Special Edition che sono ottime, da quel punto di vista non gli si può dire niente. L'unica cosa che ha fatto bene è la Special Edition. Non mi ricordo. Usa la polvere da sparo con la bocca del cannone e gliel'abbiamo messo. Adesso alza un po' il volume del gioco. È che poi quando c'è la musica è veramente potente. Fatemi sapere se è troppo alto dopo, eh. Mi pare che dobbiamo accendere un pezzettino di corda. Non metterò certo qualcos'altro là dentro. Forse ne ho bisogno più tardi. Cosa mi manca? Cosa mi manca? Cosa mi manca che non capisco? Troppo pericoloso arrampicarsi là fuori senza un motivo. Il segnalibro, magari il fuoco per il cannone. Lo so, però il fuoco, se io ricordavo bene, bisognava bruciare un pezzettino di corda. Cos'altro si può bruciare? Il segnalibro non me l'ha preso. Però il segnalibro, vedi, se fai USA non. Oh. C'ho il fuoco, c'ho il fuoco, c'ho il fuoco, c'ho il fuoco, c'ho il fuoco. Usa massa infuocata con la miccia. Usa la pentola.
Sono Herman Tuchrot. Non scomodarti a salutarmi. Tanto sto aspettando solo da 20 anni per parlare con qualcuno civilizzato. Non mi importa. Bene. A proposito, forse dovresti estinguere quel fuoco. Qualcuno potrebbe farsi male. Ciao. Quante parti sono in tutto? Qu quattro sono questa, dopo c'è... No, sono quattro, perché questo è il terzo atto molto lungo e poi c'è un epilogo climax del gioco. Però questo è abbastanza incasinato, questo qua. Infatti sono per chiudere, fare una chiacchiera e ci giochiamo Monkey Island alla prossima live. Allora direi per il grande Giuppi facciamo una bella chiusa, ci vediamo alla prossima puntata con la risoluzione del terzo atto sull'isola di Monkey Island. Saluti!